Nicola Davile Davanti, che è consigliere delegato dell'Unione Italiana CIECI, presidente che si ostina a chiamarsi uscente, il maestro Giovanni Arestia, e il dottor Franco Puma, che è direttore appunto di questo gabinetto colistico. L'Unione Italiana CIECI è intanto l'unica organizzazione che si occupa di non vedenti. È stata costituita nel 1920, quindi ha quasi 70 anni di vita, e nel corso di questi 70 anni di vita ha tolto i ciechi dai marciapiedi, dai sacrati delle chiese, insomma dall'accattonaggio, e ne ha fatto dei cittadini che diciamo vogliono sempre più bene inserirsi nel contesto sociale, nel contesto lavorativo. Abbiamo in animo di chiedere al sindaco di Ragusa e agli altri sindaci che venga intitolata una via ad Aurelio Nicolodi. E l'Unione Italiana Ciechi ha due tappe importanti da ricordare per il riscatto dei ciechi stessi. Io, mentre il Presidente si rifaceva a quei non vedenti che stavano nelle strade prima che potessero avere una associazione che potesse in certo qual modo difenderli, mi ricordavo la figura di quel cieco che stava davanti a Notre Dame de Paris con Victor Hugo, che raccontava che era soltanto una questione di carità l'interessarsi dei ciechi. Noi invece abbiamo dei ciechi una concezione diversa. Certamente la retinopatia diabetica è una malattia a cui si può porre riparo, si può porre rimedio, certamente non si può guarire, ma si può fermarne l'evoluzione. Esistono infatti dei trattamenti laser che si possono effettuare in questi soggetti, che ci consentono di ritardare l'evoluzione della malattia, e quindi insomma questi soggetti possono godere per tutta la durata della loro vita di una buona acuità visiva. Perché il mio partito, il Partito Comunista Italiano, sezione di Ragusa, ha fatto politica ambientale, la fa da molti anni, perché il primo partito ad occuparsi le prime persone in assoluto ad occuparsi della Valata Santa Domenica, cioè della sua salvaguardia, è stato il Partito Comunista Italiano, e questo è fare politica ambientale, salvo prove contrarie. Riguardando gli ambientalisti, che mi sembra che bloccano un po' troppe cose, perché sì, bisogna rispettare l'ambiente, però è anche giusto che se qualcosa si va, soprattutto sul lato del mare, è anche un bene per tutti i cittadini. Ad esempio, noi che ci siamo un sacco di ragusani, che abbiamo o un gommone o una barca o qualcosa da poter portare a mare, e non c'è uno scivolo, non c'è un posto dove che si può scendere col carrello. Mi sembra che questo è grazie agli ambientalisti, perché non si può fare niente, perché non appena che si tocca qualcosa già bloccano tutto. Mi sembra che sia un pochettino troppo eccessivo. Lei cosa ne pensa? Adesso risponderà il Giovanni Giagarzia. Grazie signor Chiepiti per questo telefonato. Barche comode che per tutto l'inverno devono stare fermi in garage, non si possono uscire per niente. Ad esempio, se io domani mattina voglio andare a mare, mi devo fare due sudate, una per poter buttare la barca a mare, perché devo attraversare 20 metri di sabbia, e l'altra al ritorno, al rientro, perché va giù macchina, carrello e tutto. È una cosa che in tutta la provincia non c'è un posto dove poter uscire a mare con una imbarcazione. Grazie. Bene, grazie signor Chiepiti, risponde Giovanni Ragazzi. Velocemente, quando io mi riferivo appunto di interventi organici, mi riferivo appunto alle persone che hanno l'esigenza di non solo del gommone, anche di andare in spiaggia e trovare dei servizi, cioè dire tutti devono poter andare in spiaggia a Randello, che le vie di accesso sono molto impervie, con delle strade, dei servizi. Pensiamo agli handicappati, per esempio, che per andare a Randello avrebbero qualche problema, quindi potenziare le vie d'accesso, dare dei servizi, pronto soccorso e via dicendo, significa dare la possibilità appunto a tutti di andare o con il gommone o con la macchina direttamente sulla spiaggia di Randello. Si parla di interventi organici, di interventi che vanno a migliorare la qualità della spiaggia e di tutto il resto. Allora, Giorgio Ragusa. Intanto mi preme sottolineare alcuni aspetti. Lo voglio sottolineare così per una questione che diciamo poco tempo fa abbiamo avuto a discutere. È una,
questione, per esempio, che a Ragusa, quando io mi risulta, mi pare che non ci sia un piano commerciale. Se uno vuole fare un'azienda, magari poi Armando che mi dirà, se uno vuole fare, noi abbiamo l'esigenza di fare un capannone per di circa 4.000 metri quadri per un centro di distribuzione alimentare, una nostra cooperativa, una nostra grossa cooperativa. Ebbene, non si può fare perché ci vuole una quantità di terreno tale per costruire, prima che non è previsto, una zona in cui si possono fare questi insediamenti commerciali. La zona commerciale. La zona commerciale. Ora, questo è un fatto. Che quando parliamo poi di sviluppo, di occupazione, questi sono i fatti concreti, perché se un'azienda che si sviluppa e incrementa il fatturato, dà anche la possibilità di occuparsi altra gente, perché noi quando parliamo di occupazione di solito il primo pensiero è il posto al comune, il posto alla provincia, e poi si tralascia un po' l'occupazione nel campo privato, che è il fulcro trainante tutta la politica del Mezzogiorno. Anche quest'anno non sono mancati i candidati che hanno chiesto il voto ricorrendo alla distribuzione di penne, di lucido per le scarpe, di spazzole e di torte, o promettendo il posto di lavoro e la casa popolare. Non fatevi ingannare, non barattate il vostro voto, respingete ogni lusinga e ogni falsa promessa, votate guardando ai vostri veri interessi e all'interesse generale della nostra comunità e del nostro Paese. Votate per assicurare al Comune, alla Provincia, all'Unità Sanitaria Locale, ai consigli di quartiere, una gestione stabile, capace di dare una risposta reale ai problemi dei nostri enti locali. Questa società considero un fatto grave. La vita di questa azienda è stata molto travagliata e le difficoltà, per dire, non si sappia che vi ha spinto fino a questo punto. L'abbiamo fatto perché ci crediamo seriamente a questa azienda. In questa azienda ne vogliamo fare una cosa importante. Le nostre modeste, molto modeste possibilità finanziarie, perché si evitasse comunque la liquidazione di questa fabbrica. Poniamo obiettivi seri di rilancio, di conquista di mercato e quindi la fase, per quanto ci compete in questo momento, come individuazione del mercato, casa nostra non si spiegherebbe ad operare gli in Sicilia. Se producono qui, viva il Dio, vogliamo andare a vedere soltanto di ampliare la gamma dei prodotti, non soltanto politiche importanti. Thank you.
soggetto può ripigliare.